associazione Villa da Ischia Latte, ci troviamo qui presso la sede del Museo Etnografico del Mare a Ischia Ponte e siamo in compagnia della scrittrice Santa Venturi. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Santa Venturi, vengo da Bari e sono ospite per la settima volta, credo, di Ischia. Amo scrivere da che ero piccola e ho coniato per me questa sorta di definizione, un'anima a tre voci, perché in realtà scrivo in lingua, ma spessissimo nel dialetto della mia città e anche in inglese. Scrivo poesie, scrivo racconti, scrivo di teatro, scrivo di tutto perché la scrittura credo che sia nata insieme con me e credo che sia uno strumento di comunicazione importantissimo. Dopo la prima volta, fra le altre cose, mi sforzo di promuovere anche la cultura. Da più di 17 anni organizzo un premio letterario che è intitolato Creatività itinerante, che ha la particolarità di svolgersi ogni anno in un villaggio turistico diverso e vede la partecipazione di autori da tutta Italia veramente. Da qualche anno porto avanti un'attività di volontariato editoriale, pubblico antologie a scopo benefico attraverso le quali siamo riusciti a realizzare importantissimi progetti in Haiti, in Bangladesh e in Nepal. Più di 28.000 euro sono stati donati attraverso queste antologie autofinanziate e autopromosse dagli stessi autori. Dopo la mia prima visita a Ischia, veramente rapita da questo paesaggio stupendo, ho voluto mettere su carta le mie emozioni e ho scritto una poesia intitolata Ischia Bella, che è stata pubblicata in una delle antologie curate da Bruno Mancini per il premio internazionale 8 milioni. All'epoca mi classificai anche terza in questo importante premio. Adesso voglio condividerla con voi. Ischia Bella. Dai ricordi sfocati di me bambina, il richiamo del tuo vulcanico benessere mi ha riportato a te, nella quiete del tuo e mio autunno. E t'ho riscoperta, altera e luminosa, diamante incastonato nell'azzurro. Solitaria pellegrina, ho percorso i luoghi battuti e gli angoli più nascosti, gli occhi colmi della tua grazia, il cuore arricchito d'emozioni. Ho assorbito l'atmosfera affatata del castello, lambito dalle onde tempestose, e la magia di Sant'Angelo assopita a cingere la distesa fumante dei maronti. Lo sguardo volto all'infinito, rapita dall'arancia bagliante del tramonto soccorritore, e ho ammirato l'opera del tempo nella roccia amena sorgente dalle acque. Gli aromi, i suoni, i colori ho respirato assorta. Il verde metallico delle viti su declivi e pomei e il profumo dell'agame selvaggia abbarbicata al dirupo scosceso. Il mistero cristallino del mare confuso all'orizzonte con il cielo e il canto antico della tua gente, solare e laboriosa. Nei quotidiani affanni della vita, visioni mi doni d'armonia e il desiderio vivo di tornare, Ischia Bella, paradiso incantato del Tirreno. E infatti... È la prima volta in questo museo? Nel museo certamente sì, a Ischia invece sono venuta più volte, sono veramente innamorata di questa isola splendida. Questa volta ci sono venuta per un'occasione speciale, la presentazione dell'ultima antologia che ho curato, che si intitola Drops from the World. Ci parli appunto un po' di questa antologia? Questa è la quinta antologia che realizzo. Sono pubblicazioni autofinanziate e autopromosse dagli autori. Questa ha una particolarità, è un libro multilingue e multiculturale.
raccoglie contributi in poesia, racconti, arte e fotografia di autori di tutto il mondo, da tutti i continenti, dall'America all'Africa, all'Asia e ovviamente l'Europa, più tantissimi autori italiani. Lo scopo di queste pubblicazioni è benefico. Certo, e c'è un'associazione culturale alle spalle, giusto? Ho fondato io questa associazione che si intitola Virtute e Canoscenza di Dantesca Memoria, che ha sede a Bari e si occupa essenzialmente di pubblicazioni e di attività culturali. Da circa 6 anni ho avviato questa attività che io definisco di volontariato culturale. Attraverso questi libri siamo riusciti a devolvere 28.000 euro in quasi 6 anni, che sono divenuti 2 scuole interamente costruite in Bangladesh, coperte per il Nepal colpito dal terremoto, lettini nell'ospedale pediatrico di Haiti e poi tante biblioteche nei villaggi della foresta bengalese. Essendo io un insegnante, credo fermamente nell'utilità della cultura per lo sviluppo, anzi per l'autosviluppo dei popoli. Quindi donare delle biblioteche ha un valore simbolico, fortemente evocativo. Oltretutto i miei libri sono sostenuti non solo da provincia e comune di Bari, ma anche e soprattutto dall'Associazione Italiana Biblioteche, nella persona del suo presidente regionale Valdemaro Morugese, e quindi questo ci consente di presentare molto spesso anche all'interno di biblioteche e soprattutto di insistere a donare le biblioteche. Certo, quindi appunto può ritenersi soddisfatta, certo, insomma, anche per il traguardo raggiunto. Sì. E le piacerebbe far parte insomma della nostra associazione di Lila da Ischia all'Arte? Sì, sì, in realtà io collaboro con Bruno Mancini da diversi anni, molte mie poesie sono presenti nelle sue pubblicazioni. Insomma, lavoriamo in sinergia, certo, certo. Vorrei precisare un'altra cosa, questo libro è edito da pochissimi mesi, da maggio. E già in questo breve lasso di tempo siamo riusciti a donare 1.000 euro che sono divenuti 3 filtri per l'acqua in altrettanti villaggi della foresta bengalese, perché lì questa è un'emergenza, l'acqua è fortemente inquinata dall'arsenico che proviene dalle concerie e dai fitofarmaci usati in agricoltura, quindi donare dei filtri veramente è un'operazione importantissima. Certo. Attraverso le vendite speriamo di riuscire a donare perché stiamo portando avanti. Ripeto, da 6 anni a questa parte, attraverso 5 antologie abbiamo devoluto più di 28.000 euro. E regalato coperte in Nepal, lettini all'ospedale pediatrico di Haiti, costruito 2 scuole in Bangladesh e realizzato più di 10 biblioteche nei villaggi della foresta bengalese. Adesso stiamo donando filtri attraverso Drops from the Wall e portando avanti un altro progetto intitolato Bangla Nepal Love, con l'altro che ti si voglia, che ha donato le coperte a un villaggio del Nepal i cui abitanti vivono ancora in tenda e sta realizzando una biblioteca centrale nella foresta del Sundarban in Bangladesh, un luogo dimenticato da Dio e gli uomini, dove non c'è l'elettricità, dove le latrine sono 2 buche nel terreno, dove le scuole non esistono e dove veramente una biblioteca può essere un faro di luce e un modo per conservare la cultura del posto, non per imporre la nostra cultura, ma per valorizzare da loro, creare in altri termini le condizioni per l'autosviluppo. Quindi se volete sostenerci in questa lotta potete farlo attraverso Bruno, perché purtroppo i libri che gli ho fatto spedire non sono arrivati in tempo. Potete collegarvi con me attraverso il gruppo Facebook Drops from the World oppure Bangla Nepal Love, oppure è sufficiente cercare Santa Vetturi, fa tutto riferimento a me. Li spedisco dovunque aggiungendo solamente 1,28 euro di spese di spedizione. Questo libro è andato in giro in Australia, in America, in Svezia, in Brasile, in Bulgaria, in Bangladesh, in Vietnam. Veramente abbiamo portato la voce anche dei nostri autori in tutto il mondo.
insomma, un piccolo sforzo con la garanzia che i fondi raccolti finiscono là e realizzano dei progetti che sono verificati da persone che vivono sul posto o che si recano periodicamente lì. Quindi con la garanzia di documentazione, di fotografie di ciò che si realizza, quindi questo è la nostra buona volontà di andare in giro a pubblicizzare, compreso Ischia. Ci auguriamo appunto che tutto questo possa trasformarsi in realtà. È stato un piacere averla con noi. Non mi rimane che ringraziare Bruno Mancini per aver organizzato questo incontro, ringraziare il Museo del Mare per l'ospitalità e anche te. Grazie. Buonasera. È stato un piacere. Buonasera della scrittrice Tina Ferrorelli. Buonasera. Buonasera. È la prima volta qui sì, al museo? Sì, è la prima volta sia al museo che a Ischia e ho potuto apprezzare le bellezze dell'isola, ma anche le bellezze di questo museo che ho apprezzato molto, ho ammirato i vari, perché qui in questo caso c'è un incontro di arte, tra certo. Poesia e anche arte grafica, arte. Sì, in qualità di curatrice delle arti visive, appunto curo anche questa parte artistica qui, principalmente anche questa sera. Infatti sulle pareti ci sono delle opere dell'attrice Liga Lapinska e anche dei collage di stoffa. Ci parli un po' di lei, insomma, come poetessa, Bene, io ho cominciato a scrivere da piccolissima, perché l'arte poetica è qualcosa che mi attraeva sin dai tempi della scuola. Quindi quelle varie emozioni, sia del mare che degli affetti vari, ci coinvolgono molto. In questo caso, con l'esperienza del Bangladesh Help, sono stata coinvolta da Santa Vetturi perché per aiutare un po' bambini che vivono in realtà diverse dalle nostre, certo. E quindi ho abbracciato anch'io questa esperienza e la continuiamo. È un po' un impegno a tutto tondo, sì, insomma, infatti, questo. Sì, quindi è importantissimo portare avanti questo discorso e aprirci anche all'altro, perché attraverso la poesia si possono coinvolgere e convogliare delle forze per aiutare, perché solo insieme possiamo condividere e anche superare questi momenti difficili. Certo, sono pienamente d'accordo, e anche un po' così con l'arte, insomma, certo. Sono sempre dei messaggi che si danno attraverso appunto le varie forme d'arte, anche la scrittura è una di queste. E ha partecipato anche a dei concorsi oppure? Sì, io diciamo mi sento poetessa, dico a tutto tondo, ho pubblicato alcuni libri e poi ho anche partecipato a vari concorsi ottenendo anche dei vari premi, per cui complimenti. Diciamo, la poesia è la mia ragione di vita, si potrebbe dire, è una bellissima cosa insieme alle altre arti. Le farebbe piacere far parte della nostra associazione Lila? Certo, sì. Perché anche, diciamo, stando lontani si possono condividere, oggi abbiamo grandi opportunità di condividere vari messaggi, per cui ritengo sia giusto proseguire, certo, questo nostro impegno. Certo, e anche noi ci auguriamo di averla, insomma, tra i nostri, certo, artisti. Una volta scoperta anche Ischia, penso che sicuramente ci sarà un motivo, sì, in più. Infatti. Le piacerebbe scrivere appunto qualcosa proprio specifico? Sì, infatti proprio stamattina stavo già scrivendo qualcosa. Dei versi un po' lì da assemblare. Poi quando saranno pronti potremo posso leggere l'antologia. Un testo poetico che fa parte di questa antologia, scritta in varie lingue e per promuovere appunto sia la poesia che la realtà di mondi diversi. Certo. Infatti il mio testo fa riferimento alla madre terra, la madre comune di tutti noi. Madre terra, figlio delle stelle, fiorito dal mio grembo, a questo giaciglio di terra, sogno fatto carne viva, infinito mare, rete colma,
A questa riva, traghettato, vedo le tue braccia infuocate di cielo affondare nel mio seno. Colora il firmamento l'ambra della tua pelle, dal bianco al nero cristallo. Quante ardite promesse, spente nei tumuli della fame, nell'odissea dei popoli in guerra. Piango di gioia e di dolore, per chi abbonda della luce, per chi vede solo tenebre. Io, madre terra, chiedo a te il mondo, che si aprano i sigilli del cuore e ogni mano sia carezza viva di luce. Complimenti. Speranzosa in questo finale. Ci aspettiamo anche che tutti noi possiamo, questa nostra collaborazione, potremo anche partecipare anche a voi. Sicuramente, grazie a lei per la sua presenza e buona serata. E buon lavoro anche a voi per questo vostro impegno. Grazie.